di Obiettivo News, siamo davvero agli sgoccioli per uno degli eventi che si preannuncia essere l'evento dell'anno, possiamo dire, in Alto Canavese. Sto parlando degli Alto Canavese Games che si terranno a Rivara a partire da venerdì 9 sino a domenica 11 giugno. Siamo qui oggi con il cuore dell'organizzazione di Rivara 2023, Franco Basolo. Ciao, benvenuto. Ciao, 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 grazie della. Finalmente siamo arrivati alla settimana decisiva. Finalmente ci siamo, sì, perché queste cose, come è capitato per i Games, appunto, che abbiamo avuto questo grande rinvio, poi sapete la storia, a causa Covid, è stata un'attesa molto lunga, quasi, quasi il parto di un elefante, quindi abbiamo atteso tanto tempo questo evento. Finalmente si inizia appunto come hai detto, appena detto tu, dopo 2 anni di stop. Rivara aveva vinto l'edizione 2019 che si era tenuta a Fabria e quindi aveva l'onore e l'onere di organizzare questa nuova edizione. 16 i comuni che parteciperanno, quindi sono aumentati anche rispetto agli anni passati. Com'è stato organizzare e coordinare il Ma tutto? allora, prima di tutto devo fare giustamente dei distinguo per dare dei meriti anche a chi li ha e non ha l'opportunità di avere un palcoscenico come questo per fare il front-end. Io sono soltanto il front-end di un'organizzazione dietro che sta lavorando alacremente, suddivisa per attività. Quindi è un bellissimo gruppo anarchico organizzato che sta curando ogni aspetto della manifestazione e io mi occupo appunto della parte di pubblicazione e comunicazione per certi aspetti, poi abbiamo una parte che si occupa di comunicazione in paese, difatti se venite a Rivara la troverete già tutta imbandita di rosso. E altri si occupano invece della ristorazione, per esempio, che sarà un punto importante, visto che si sta comunque sul campo 3 giorni. E è impegnativo per tanti, su tanti livelli, ma devo dire che e poi c'è un aspetto che non è secondario, il terreno di gioco va preparato e quindi c'è una squadra che si è occupata della preparazione del terreno, non è ancora finito perché dovremo ripassare, visto che il maltempo sta continuando a far crescere l'erba, sembra di essere in zona tropicale. Quindi c'è questa attività che ferve attorno ai Games e ci stiamo arrivando finalmente. Gli Alto Canavese Games sono nati nel Sì. 2016 dal comitato Sì. organizzatore, da Cristian Milano e dalla squadra di Prascorsano, sull'onda poi che quella che è stata la sfida dei 10 negli anni 80, nata proprio a Rivara. Sì. Sì. Questo è un piccolo punto d'orgoglio perché, come si dice, io c'era ed è una cosa bella. Sì, l'organizzazione degli Alto Canavese Games nasce appunto dalla grandissima voglia di quella che in quel momento era la Pro Loco di Prascorsano, che ha deciso di rimettere in piedi un tipo di momento per incontrarsi e per giocare insieme, che aveva avuto la sua prima edizione in Canavese, o meno nella nostra zona, con la sfida di 10. La sfida di 10 si collegava alla comunità montana Alto Canavese dell'epoca e appunto vedeva confrontarsi i 10 comuni che componevano la comunità montana Alto Canavese. La prima edizione è stata Rivara nel 92, purtroppo l'ultimo rinvio ci ha portato a sfasare di un anno, quindi ricorre il trentennale più uno della sfida dei 10 che si svolse appunto a Rivara. Per i Games siamo alla quinta edizione, ci tengo a precisare che la parte gioco, la parte di manifestazione così sportiva, dove i comuni, i paesi, le squadre si confrontano, è ad appannaggio ed organizzazione del comitato che oggi è nato, ed è diventato sovracomunale, nel senso che si occupa esclusivamente dell'organizzazione dei giochi e ha rappresentanti un po' di tutti i paesi, ma non necessariamente oggi si identifica con un paese specifico, si occupa specificatamente dei giochi, mentre noi come Rivara 23, quindi legati ad Alto Canavese Games, ci occupiamo di quello che è il contorno. Sì, quindi quella che è Assolutamente l'organizzazione sì. Tutto quello che delle c'è attorno. location, che tutto sia al suo posto. Esatto, appunto le location sono anche un tema importante perché abbiamo, Ben due sì, location. due e mezza se vogliamo, due location e Sì. mezza, perché una è appunto il parco di Villogliani, che abbiamo la fortuna di avere a Rivara che ci ospita, ci dà uno scenario veramente molto affascinante per le nostre manifestazioni. Poi useremo anche quello che era l'ex campo sportivo di Rivara,
in via Pertusio, che è un luogo un po' appartato se vogliamo, però appunto è stato il luogo dove ci sono stati c'è stata la sfida dei 10 del 92, quindi mi è sembrato una motivazione in più per andare anche là. Il posto in mezzo in più è la sponda del Castello Vecchio, che ci è stata messa a disposizione da parte del castello di Rivara, per poter ospitare una parte di quello che è il percorso a ostacoli, chiamiamolo, nominalmente percorso di guerra, ma è un periodo dove le guerre è meglio non citarle. E sarà utilizzato anche una parte di questo parco che ci è stato messo a disposizione dalla proprietà, quindi sono due location e mezzo. Entrando nel merito del programma, se vogliamo ricordare un po' a Sì. grandi linee quello che sarà la 3 giorni, si inizia quindi venerdì 9 alle 20-21, alle 20, con la presentazione delle squadre e poi si entrerà subito nel gioco, con un gioco che è molto atteso. Sento nell'aria, nelle voci di popolo, un gioco molto che avrà sicuramente un grandissimo seguito, che è quello delle torte in faccia. Assolutamente sì, si chiama Mettici la faccia e io non avrei mai osato a proporre un gioco del genere, ma effettivamente serve a rimarcare lo spirito goliardico della manifestazione, perché è vero che si gioca per vincere, ovviamente, perché altrimenti se non c'è competizione manca una parte dello stimolo a far bene, però bisogna anche divertirsi. E si parte subito ridendo, ahimè, delle disgrazie degli amministratori, perché Ma è questo che la gente vorrebbe, anzi, si vorrebbe sostituire anche chi non fa parte delle squadre per poter lanciatore. lanciare torte in faccia. Sì, c'è questo così atavico livore nei confronti degli amministratori, che poverini, in realtà hanno un ruolo molto impegnativo e difficile. E in questo caso gli amministratori si lanceranno torte in faccia a vicenda. Ogni amministratore avrà un punteggio segreto, e chi viene colpito darà i propri punti a chi invece lo ha colpito. Diciamo che in realtà è un gioco che sicuramente non determinerà la classifica finale dei Games, ma sicuramente serve per rompere il ghiaccio con qualcosa di Certo, sicuramente molto divertente. infatti venerdì questo è il Bubble Sì, Crash. abbiamo il Bubble Crash e la staffetta delle Cariole. Cariole è un gioco abbastanza classico, noi siamo molto contenti che ci siano da Un gioco sempre. storico anche del Palio dei Rioni. E anche della sfida dei 10, quindi è un fil rouge che ci accompagna, io lo amo molto, personalmente lo amo molto, anche se nel Palio lo facciamo in modalità leggermente diverse, in maniera Sì. spettacolarissima sull'asfalto, però ed è anche un gioco molto semplice, perché uno porta l'altro ed è la cosa più semplice del mondo. Il Bubble Crash invece è un gioco decisamente esilarante, c'è una formula leggermente diversa quest'anno, il gioco consta nel rubarsi le ciabatte l'uno con l'altro, in buona sostanza, per acquisire punti avvolti in queste sfere di gomma Grotola. che mantengono le distanze, che mantengono le distanze. Sarà sicuramente divertente. Si proseguirà poi il sabato dal pomeriggio con la corsa dei sacchi e la staffetta. Abbiamo la corsa dei sacchi è una gara veramente atleticamente molto interessante, perché abbiamo visto, specie ultimamente nell'edizione di Favre del 2019, la gara è stata molto tesa, molto competitiva, i ragazzi sono veramente bravi, sono dei bravissimi atleti. Ed è una corsa nei sacchi, dovranno percorrere un certo tratto, poi si devono scambiare i sacchi due concorrenti, quindi c'è anche la difficoltà di passarsi il sacco nel Certo. cambio, ed è atleticamente molto molto interessante. La staffetta c'è molta, molta attesa attorno a questa staffetta, perché tutti chiedono quanto sono 350 metri, 370. E capisco anche la questione, perché siamo sulla distanza più o meno dei 400 metri, che nell'atletica si chiama, che è definito il giro della morte, e quindi gli atleti dovranno andare a tutta in apnea per una distanza molto lunga. Anche questa sarà molto interessante dal punto di vista atletico. E poi, vabbè, ricordiamo anche l'appuntamento con per i bambini e l'appuntamento della cooperativa di Esatto, Rivieri. questi sono due momenti molto particolari, non fanno direttamente classifica. Ovvero la classifica è determinata dal fatto che la squadra dia i suoi Presenti. presenze, esatto, sia presente a questi giochi. Parto dai giochi dei ragazzi, avranno la possibilità di provare le cariole anche loro, useremo le carioline di legno Piccoli. del Palio, vedranno che effetto fa, così cominciano a sentire il sapore. E poi ci sarà un percorso fatto con i giochi che abbiamo nel parco giochi di Villogliani, una specie di percorso di
di nuovo ad ostacoli. Poi è molto interessante l'attività con Andirivieni, perché questo è un leitmotiv dell'associazione, del comitato, molto bello, molto interessante, perché è vera partecipazione, perché i ragazzi della cooperativa giocano assieme ai ragazzi che giocano negli altri giochi, ed è una cosa bellissima. Si prosegue poi con in serata con una novità. Sì, c'è una combinazione di giochi. Sono paralleli, non si influenzano a vicenda, ma si svolgono allo stesso tempo. Ci sarà un karaoke. Sono già stati di ogni squadra canterà un componente di ogni squadra canterà, sì, una canzone che è stata, sì, che è già stata sorteggiata e presentata nel corso della presentazione avvenuta giovedì sera, esatto, in manifattura. Esatto, e poi ci sarà quella che abbiamo chiamato pedalata energetica. In realtà il comitato finalmente è riuscito a vedere l'oggetto che sto costruendo. Si tratta di una, chiamiamola cyclette, con un generatore integrato. I concorrenti dovranno pedalare per 3 minuti e mezzo, adesso deciderà il comitato la lunghezza della prova, e misureremo la quantità di energia che verrà generata in quei 2-3 minuti di gara. Vi assicuro che non è leggero, quindi sarà interessante anche lì, atleticamente sarà interessante, in parallelo artisticamente sarà interessante sentire i cantanti che si esibiranno sui brani appunto sorteggiati. Così si concluderà il sabato. La domenica riprende il pomeriggio, sì, con diciamo le finali, sì, e con i giochi, sì, tanto attesi. Sì, esatto, abbiamo dimenticato una cosa: sabato inizia la batteria di qualificazione del Giro La Fune. Anche questo è un gioco molto sentito. Esatto, è un classico dei classici. Qui si legano due cose: appunto, il sabato ci saranno le qualificazioni, sarà un torneo a scontro diretto, a eliminazione, okay, diretta. Sì, quindi chi perde è fuori. Chi perde è fuori, e quindi ci saranno, c'è un tabellone appunto come in tutti i campionati. Quindi da 16 passeranno a 8. Esatto, 16, 8, 4 e poi la finalissima. La parte appunto di qualificazione sarà sabato pomeriggio, domenica ci sarà la parte finale del tiro alla fune, i tiri delle ultime squadre, semifinali e finali, e poi si legherà, questa è una cosa che trovo carina, che dalle Valle di Lanzo arriveranno i rappresentanti che saranno già presenti domenica con il loro gazebo e il loro stand, per presentare le Valliadi, che è un gioco, che è un insieme di giochi che ha un principio e uno svolgimento diverso dai games, ma lo spirito è lo stesso, quello di stare insieme e divertirsi. E vengono a trovarci, ci fanno l'onore della loro presenza, saremo contenti di giocare con loro, e una loro squadra sfiderà la nostra squadra vincente. Ok. E poi costruisci il castello e la giostra del cavaliere. Esatto, questi sono due giochi nuovi assolutamente, ancora un po' oscuri nel loro svolgimento, ma quello che conta è che si rifanno veramente allo spirito di Giochi Senza Frontiere. Quindi fino adesso abbiamo parlato di giochi che sostanzialmente hanno un contenuto atletico. In Costruisci il castello e la giostra del cavaliere c'è un contenuto atletico, perché ovviamente bisogna muoversi, ma diciamo che conta molto l'abilità e l'intelligenza di giocare, come a Giochi Senza Frontiere. Quindi tanti ragazzi che partecipano non hanno la più pallida idea, non c'è modo di allenarsi, o perlomeno c'è un schema di principio, e loro dovranno seguire questo schema di principio per pensare, prepararsi mentalmente a questa novità assoluta, e sicuramente sarà divertente. E poi si concluderà con il percorso di guerra. Sì, esatto. Questo percorso sarà quest'anno veramente da Iron Man, da quello che abbiamo capito. Il terreno che abbiamo messo a disposizione come organizzazione è abbastanza complicato. Comprende una parte di torrente, comprende delle salite e discese, e poi naturalmente il tracciato, come ho detto, sarà realizzato dal comitato a loro idea. Ma diciamo che a grandi linee i terreni di giochi saranno quello, dovrebbe finire alla base del Castello Vecchio in qualche modo, e vi garantisco che la sponda è molto ripida. Quindi sarà un gioco impegnativo anche fisicamente e atleticamente, e mi auguro che sarà sicuramente spettacolare per chi lo segue, e naturalmente lo potremo seguire grazie a Obiettivo News. Certo. E poi seguiranno le premiazioni, esatto, alle 21. Esatto. Tanti anche gli eventi, non dimentichiamoci, gli eventi collaterali. Esatto, perché si condirà tutta questa cosa con altre, perché non potevamo mica lasciare soltanto giocare. Ma in realtà ci sono degli spazi tra i giochi e
tra gli eventi di gara vere e proprie che permettono di inserire attività parallele o che integrano lo spettacolo. Quindi stiamo organizzando per esempio, il venerdì sera è molto pieno perché la sfilata durerà circa un'ora, solo la sfilata. Arrivati al campo, ogni squadra si presenterà, quindi diciamo che la parte di intrattenimento arriverà. Poi ricordiamo che ci sarà Max Grosso. Esatto, assolutamente. Poi parleremo dei presentatori. Non si può non parlare di Max, che la voce. Lui è la voce storica. La voce narrante storica dei Games. Assolutamente. E non solo. E, appunto, Massimo, conduttore bravissimo, persona eccezionale. Sarà il conduttore di tutte le tre giornate, accoglierà le squadre nel Campo Vecchio dove faranno la loro esibizione. Quindi venerdì sera è già un po' impegnativo. Il sabato invece, che è altrettanto impegnativo, però stiamo cercando di allestire un piccolo talk show sul palco che sarà montato anche in Villa Ogliani e si potranno vedere le immagini sul maxischermo, dove avremo dei commentatori che, diciamo così, racconteranno magari in modo alternativo e divertente quello che sta succedendo in campo. Quindi, tornando a chi conduce, abbiamo appunto Massimo Grosso, che farà l'anima delle giornate, e poi gli affiancheremo due co-conduttori, una è Francesca Ansaldi, che seguirà dal palco e terrà gli aggiornamenti di classifica e farà da integrazione da controcanto alla conduzione in campo di Massimo Grosso, e poi ci sarà Andrea Basolo, che sarà l'uomo dei numeri, che fornirà aggiornamenti di classifica, aggiornamenti al campo, e poi darà quel raccordo, perché per esempio il sabato pomeriggio il programma è talmente denso e intenso che ci saranno attività parallele e lui potrà in qualche maniera aiutare Massimo a sbrigare un po' la conduzione della giornata. Quindi abbiamo sabato sera il karaoke finirà, ma vediamo che ora finirà. Se si finisce intorno a mezzanotte avremo ancora un'ora di spazio per noi. Importantissimo sabato sera, per gli appassionati di calcio, diamo tutto, e quindi avremo anche il pacchetto completo, quindi troveremo la locazione giusta, ma avremo sul maxi schermo la finale Champions League, che troviamo giusto per poter trasmettere o perlomeno diffondere, così chi è appassionato di calcio non si perde nulla, sentirà cantare, vedrà andare in bici, si sentirà, vedrà come va la partita e soprattutto, e questo invece l'ho lasciato in fondo, avrà la possibilità di ristorarsi ai servizi di ristorazione appunto messi in piedi da San Grato Rivara. L'associazione San Grato sta dando anima e corpo per la preparazione di quello che è appunto l'accoglienza di chi verrà a Rivara per i Games. Sta preparando un menù sofisticato, ci saranno anche la possibilità di avere dei drink, avere frutta fresca, specie il sabato pomeriggio quando speriamo che faccia molto caldo, e quindi ci sarà possibilità di avere dei ristori vari sia al campo sportivo vecchio che nel parco di Villa Ogliani. Quindi abbiamo la possibilità di servire un cospicuo numero di persone. Naturalmente coloro che non troveranno purtroppo magari posto o possibilità nei servizi di Rivara 23 avranno la possibilità di accedere ai servizi di Rivara, e siamo ben contenti che se riusciamo dare il nostro apporto anche a chi ha degli esercizi in paese. Tra l'altro sabato domenica pomeriggio via Grassa il centro di Rivara sarà chiuso, così come venerdì per la sfilata, ma domenica sarà chiuso e gli esercizi che lo vorranno potranno mettere a disposizione tavoli, rinfreschi, bevande, certo, per corroborare al pubblico che vorrà farsi in giro anche in mezzo a Rivara. Certo. Ricordiamo anche all'interno del parco di Villa Ogliani i comuni interessati, cioè i comuni che parteciperanno, chi è interessato potrà allestire uno stand. Bravissimo. Dove far conoscere il proprio paese. Bravissimo, questa è un po' una novità, non novità. Villaggio dei Games. Villaggio Games. I comuni potranno, hanno la possibilità e si stanno organizzando di portare un loro punto di così osservazione e comunicazione, dove potranno pubblicizzare le iniziative che avranno nel prossimo periodo. Ricordiamo quali sono i comuni. C'è l'elenco? Ho l'elenco, sì. Allora, ovviamente Rivara, Forno, Trascorsano, Torre, Valperga, Quornier, Bairo, Pertusio, Canischio, Levone,
Rivarolo new entry quest'anno, Busano anche lui new entry, Ozegna, Frassinetto e Cuceglio. Esatto, è un bel... Li ho detti tutti? Dovresti averli detti. Mi auguro di sì, se ho dimenticato qualcuno mi scuso. Perché sono 16, quindi sono Sono tanti. 16, quindi sono... Non so se vuoi anche che leggo, sì. Che dico il nome dei capisquadra. Ma diciamo che potrebbe essere... È utile e importante se vuoi, ma quello che è interessante e volevo far rimarcare è che questo... gruppo di comuni assomma a circa 45.000 abitanti e credo che sia un bel risultato per i Games. Se vogliamo dirli, vai. Allora li leggo, perché certo. Rivara, Beppe Brunetto, esatto. Forno Giacomo Alice, Favria Giovanni Musacchio, Torre Diego Grosso, Valperga Jessica Sereno Regis, Percornia Angela Miletta, Prescolzano Antonella Braida, Bairo Michela Maccono, Pertusio Davide Gasi, Canischio Rossella Milano, Perlevone Marita Cornaglia, Rivarolo Canavese abbiamo Alessia Moretto e Andrea Cavaleri, per Busano Nicola Sessa, per Ozegna Agostino Graziano, per Frassinetto Davide Perono e per Cuceglio Michael Zagato o Michelle Zagato, ora non... Mi sembra Michelle, forse. Deve essere. Mi sembra sia una donna. E quindi questi sono i caposquadra, quindi coloro che avranno anche il largo compito di tenere a freno esatto, guidare far rispettare gli orari. Esatto, questa è una cosa molto importante, è stata rimarcata anche giovedì sera durante la presentazione. Essendoci un programma molto molto serrato, sarà importante che tutti diano una mano a stare nei tempi, perché andiamo il rischio di andare lunghi o di far saltare delle cose abbastanza grandi. Interessante appunto l'inserimento di alcuni comuni nuovi. Chiaramente Rivarolo colpisce per il numero di abitanti, ma è interessante anche per esempio la presenza di Frassinetto. Sì, che poi non è detto che il comune che ha più abitanti sia favorito. Assolutamente. Anzi, forse sono i comuni più piccoli che hanno davvero il cuore. Ma ci sono delle difficoltà oggettive nei comuni grandi a organizzare certi tipi di cose. Ed è anche più difficile, più grande il comune, più difficile far passare certi messaggi o certe sensazioni. Sì, infatti, abbiamo l'esempio di Cornier, che è una squadra straordinariamente fantastica, ma nonostante il numero di abitanti, non è tra quelle che fino ad oggi, magari nel 2023 ci sorprenderà, ne sarà bellissimo, non hanno mai avuto la possibilità di avvicinarsi alla vittoria. Sì, anche perché tra i vincitori sono sempre stati comunque comuni più piccoli. Comuni più piccoli che proprio magari forti di attività tipo i loro pali locali hanno già questa abitudine a giocare insieme. Adesso voglio spendere un secondo per quanto parlando di Paglia di Rivara, la chiave della nostra fortuna è proprio che in questi ultimi anni si è ripreso il Paglia dei Rioni di Rivara ed è stato bellissimo, come mi piace molto questa immagine, perché quelli che erano avversari sul campo con maglie di colori diversi perché rappresentavano il loro rione in questo contesto sono insieme. Oggi stanno lavorando fianco a fianco, tirando tutti come dei dannati ed è veramente molto molto bello questo, molto bello. Quindi è un momento di gioia, secondo me, vedere tanta gente che si dà da fare. Non so se vuoi ringraziare qualcuno, credo che abbiamo detto più o meno tutto. Io spero di non aver mancato nulla. Io voglio ringraziare, se posso, Obiettivo News per la cooperazione, perché questa è una cosa che va rimarcata. Avremo circa 24 ore di diretta, se non sbaglio, anche di più, ma mal contati, Obiettivo News manderà in onda sulle piattaforme streaming e coprirà tutta la manifestazione. Chi sarà sul campo potrà seguire le stesse cose che ci sono sullo streaming dai maxi schermi messi a disposizione, ma in più potrà anche, per esempio, dal proprio cellulare vedere dei dettagli, e credo che sia un servizio veramente molto utile e molto importante. Ringrazio Obiettivo News di essere partner di questa attività. Grazie, noi ringraziamo voi. Quindi direi che ci possiamo congedare, ricordiamo, vi diamo appuntamento innanzitutto in questo fine settimana a Rivara. Noi come redazione ci teniamo a ricordare anche che proprio domenica, proprio a Rivara, nel frangente in cui i giochi saranno terminati e si attenderà l'esito e il momento delle premiazioni,
si svolgeranno le finali del nostro concorso interno di Miss e Mister Obiettivo News, quindi saranno presenti le 5 Miss che hanno vinto la fascia di Miss Obiettivo News appunto all'interno del concorso di Miss Paradiso 2023 e i Mister, e verranno coinvolti in un, possiamo dire, in qualcosa di diverso. Non vi sto a svelare cosa, ma saranno loro stessi a presentarsi e a farsi conoscere, e proprio in quel frangente verranno poi eletti Miss e Mister Obiettivo News 2023. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a Rivara venerdì 9 giugno, come è stato appena detto. Obiettivo News seguirà in diretta tutte e tre le giornate della manifestazione. Quindi mi raccomando, chi non potrà essere, non potrà partecipare di persona come spettatore ai Games, potrà collegarsi su tutti i nostri canali social e su Obiettivo News per poter vedere le gesta di questi atleti. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima volta.